benvenuti, buon pomeriggio e comincia anche oggi il Fans Club. Ciao Barbara. Ciao Marco. Ciao Paolo. E poi chi c'è? Aspetta un attimo, c'è Dalpina, intanto c'è Dalpina, dai. C'è un amico di Radio Bruno che presenterò ufficialmente così. È il principale promotore della musica reggaeton in Italia. Anzi, sta costruendo un vero e proprio movimento reggaeton in Italia, piano piano. È il primo e unico artista a raggiungere il traguardo dei 5 dischi di platino in Spagna con un singolo, la canzone Se Iluminaba, versione spagnola di Una Volta Ancora, che invece di dischi di platino in Italia ne ha vinti ben 6, quindi più o meno 400.000 copie vendute. Abbiamo con noi Fred De Palma. Ciao Fred! Ce l'abbiamo? Aspetta che non lo sentiamo. Lo sentiamo? Ok, ci sei? Ci sono. Benissimo, benissimo. Abbiamo temuto per un attimo perché non ti stavamo sentendo. Ciao, intanto come stai? Tutto bene, voi? Tutto bene, tutto bene. Siamo pronti. Anche noi, come immagino anche te e tanti nostri ascoltatori, a vivere una nuova estate che un po' alla volta sta arrivando. Insomma, la stagione comincia a promettere molto bene, insomma, speriamo anche che sia una buona estate. Senti Fred, tu sei tornato con una canzone che è uscita lo scorso 12 marzo, tra poco ovviamente l'ascolteremo e ti raggiungerò, il titolo della canzone, dove il tema centrale è la vicinanza tra le persone, che è un tema di grande attualità, devo dire, soprattutto in un periodo come questo in cui di vicinanza ne manca tanta, mi sa, e manca tanto anche a te. Sì, guarda, in realtà appunto è una canzone che tratta anche un po' il sogno, no, che hanno un po' tutte le persone in questo momento, di riuscire comunque a fare quello che una volta era normale, adesso non lo è più. Quindi in realtà il fatto di raggiungere, no, anche i propri sogni, raggiungere un posto, le persone che non vedi da tanto tempo, insomma. Quindi mi sembrava comunque un tema importante da mettere in una canzone e cercare di renderlo anche più spensierato possibile, più positivo possibile. La canzone è stata scelta per fare la colonna sonora ad uno spot di una famosa compagnia telefonica. Tu, Fred, che rapporto hai con il telefono? Sei uno di quelli che non si separa mai dallo smartphone? Come Barbara, praticamente. Sì, esatto. Guarda, in realtà sì, perché ci lavoro tanto, quindi sono sempre col suo telefono in mano. però sì, nel senso... Devo iniziare comunque ad usarlo, l'uso del telefono, perché dopo un po' diventa veramente seriale. Ma al contrario di me, che io di solito dimentico i telefoni, addirittura anche sui tetti non me ne accorgo. Una per volta una è successo davvero, una volta è successo anche questo. Vabbè, parliamo di featuring, perché tu ne hai fatti diversi, in particolare, insomma, se parliamo anche a quello che fino adesso, almeno nel tuo ultimo album, che è Web, che è uscito già, cosa sono, ormai quasi 2 anni, direi, più sì, o meno dall'uscita un di Web. Anno e mezzo, sicuro. Un anno e mezzo. Allora, lì c'erano tanti featuring, ovviamente quello con Anna Mena, ma anche Anitta, parliamo di Baby K, di Amy Skill, eccetera, eccetera, sono stati tanti. Un featuring. Sì, nel disco nuovo, in realtà, perché nel disco nuovo, ok. Un featuring che non hai ancora fatto, ma che ti piacerebbe tanto fare. Poi c'è anche un suggerimento di un'ascoltatrice che adesso non ti dico, vediamo quello che ti piacerebbe fare a livello di featuring in futuro. Ma guarda, in realtà ce ne sono tanti che mi piacerebbe fare, soprattutto internazionali. Cioè, mi piacerebbe collaborare con Maluma, con Ozuna, insomma, con tutti questi big della musica mondiale. Quindi uno in generale non saprei dirtelo, ne ho un po', quelli che ti ho detto. Beh, infatti alcune ascoltatrici avevano detto: mi raccomando, insistete su Maluma perché ci teniamo in modo particolare. E direi anche sì, tu. Sì. Oh, tu vieni dal mondo del rap, del freestyle, poi da un certo punto è scoppiato questo grande amore per il reggaeton. Come ti è scattata la molla? Ma guarda, in realtà io venivo da un momento e da un periodo in cui non ero neanche più tanto stimolato a fare il rap, no? O comunque fare canzoni con la matrice tanto rap, ma non perché io mi fossi annoiato del genere, ma più perché io personalmente sentivo di aver veramente dato tanto a quel movimento, no? Perché comunque, partendo dal freestyle, extra beat, pezzi hardcore, pezzi più magari pop rap, comunque avevo veramente spaziato moltissimo in quel mondo lì. E diciamo che quando ho ascoltato i primi brani reggaeton,
di Balvin, soprattutto il disco Energia e il disco di Ozuna, Odissea, non so, mi è arrivato proprio qualcosa di nuovo, no? Comunque anche un nuovo stimolo a fare musica diversa, e da lì è proprio nato comunque un amore, una passione per questo mondo, e diciamo che il mio intento è quello di provare a portare questa cultura in Italia. E la stai portando non soltanto in Italia ma anche all'estero, ricordiamo. In un'intervista 2 anni e mezzo fa circa avevi raccontato che avevi il sogno proprio di esportare, insomma, la tua musica anche al di fuori dei confini italiani, che avresti lavorato tanto per fare sì che questo potesse accadere. Hai lavorato tanto, i risultati sono arrivati, abbiamo parlato prima, insomma, anche del platino in Spagna. Deve essere, insomma, una bella sensazione sentirsi al primo posto nella classifica di Los 40, che è praticamente la radio numero uno in Spagna, e ci sei riuscito. Insomma, adesso Freddy, il tuo prossimo obiettivo quale potrebbe essere? Ma guarda, voglio dirti la verità, sicuramente tornare in Spagna, perché appunto, come hai detto tu, 5 dischi di platino sono veramente un grande successo, sono stati un grande successo lì e ho voglia di continuare, però sicuramente la mia ambizione è quella di riuscire ad allargarmi ulteriormente, geograficamente parlando, no? Quindi vorrei riuscire a far arrivare la mia musica in tanti altri posti nuovi. Allora, a te piace viaggiare, immagino. Se in questo momento potessi prendere un aereo, dove andresti, oltre che in Spagna? Beh, andrei subito in Colombia, in realtà, se potessi prendere. Beh, dice, non so, è lì Maluma, no? Maluma non è, credo che è colombiano, no? Se non ricordo. Sì, sì, male. Di Medellin, proprio Medellin, perché lì ci sono un sacco di amici con cui faccio musica e che sono dei top player. Diciamo che mi manca molto quell'energia lì che si era creata nel fare musica, nell'ascoltare musica e nel trovare ispirazione da questi artisti che veramente hanno creato questo movimento nel mondo. Stai lavorando anche a qualcosa di nuovo, Fred, per la prossima estate? Beh, sì, sempre. Non ci puoi svelare niente? No, ancora no, perché in realtà non c'è ancora niente da svelare, però okay. Sì, sono a lavoro. Va bene, allora noi direi che chiudiamo ascoltando quella che è la tua nuova canzone. Speriamo torni anche presto la possibilità di fare concerti, perché come a tanti altri artisti che abbiamo sentito, immagino che anche a te il contatto con il pubblico manchi tanto. Tantissimo. E allora speriamo che arrivi presto davvero questo momento. Anche noi abbiamo tanto voglia, insomma, di scatenarci un po' a vedere un po' di concerti. Grazie per essere stato con noi. Ci risentiremo presto anche per sapere e scoprire quello che sarà, insomma, il tuo progetto estivo. Ma intanto ci godiamo questa canzone. Fred De Palma su Radio Bruno, Ti raggiungerò. Grazie per essere stato con noi. Ciao Fred. Ciao a tutti.